Galli, ci sono due rivoluzioni in corso in questo mondo del risparmio gestito, una l'abbiamo già accennata, è della separazione tra chi produce il risparmio gestito, i prodotti, i fondi, gli altri prodotti strutturati e chi li distribuisce, e d'altra parte c'è invece la rivoluzione della consulenza indipendente. Grazie anche alla MiFID si va verso una consulenza che si fa pagare per il contributo che dà al risparmiatore, ma non perché gli sta vendendo dei prodotti. C'è da tempo attesa perché per i risparmiatori questo significhi un miglioramento della situazione. Le chiedo a che punto sono queste due rivoluzioni e cosa cambierà per i risparmiatori italiani in concreto. Ma quello, innanzitutto ci sarà un'occasione dentro il salone per approfondire molto il tema dei modelli distributivi, non solo in Italia, ma come si sono caratterizzati in Europa e cosa sta avvenendo, in termini sia di modelli di business, in termini di prospettive anche della regolamentazione, che è un elemento pesante in alcuni casi, dirompente nel sistema del risparmio gestito, perché giustamente c'è una regolamentazione che è invasiva. C'è un paese che può essere modello, secondo lei, da questo punto di vista, no, distribuzione, regolazione? No, ci sono in realtà molti modelli, tra l'altro il modello italiano, quello del promotore finanziario, è comunque visto come un modello di successo. Quindi diciamo ci sono modelli in competizione. Quello che si vede chiaramente è che, così come sul lato della gestione, parlavamo prima di gestione attiva e gestione passiva, ci può essere una pluralità di modelli di business, purché ci sia massima trasparenza su quello che si va a offrire, a proporre, e quindi anche una relazione tra il prezzo a cui si fa l'offerta commerciale rispetto al costo. Lo stesso avviene anche sul lato della distribuzione. Ci saranno diversi modelli di prestazione della consulenza, ci sarà la consulenza tra virgolette indipendente, che nessuno sa definire esattamente perché non esiste un concetto puro di indipendenza. E lei come lo definisce? Lo stiamo cercando tutti, nel senso che ci sono i regolatori che stanno cercando di capire in cosa consiste l'indipendenza. Poi alla fine l'allineamento, il vero obiettivo è quello di allineare gli interessi del gestore, del consulente a quelli del risparmiatore, in maniera tale che al di là della pluralità di business tutti vadano, remino nella stessa direzione, nella cercare di massimizzare il rendimento del portafoglio del proprio cliente. Ma non necessariamente questo deve avvenire nello stesso modo, e ci sarà sicuramente in futuro la coesistenza di diversi di una pluralità di modelli. Come si diceva prima, questi saranno mercati che penalizzeranno chi non fa un'offerta di qualità. Quindi qualsiasi sia il modello di business, di gestione, di consulenza, dovrà essere un modello molto efficiente e molto trasparente nel modo in cui viene offerto. Quindi ci sarà molto poco spazio per chi si arrabatta, ecco, e questo è abbastanza evidente. Busnardo, ma poi tutti in una battuta, cosa cambierà veramente per i risparmiatori con questi processi che abbiamo descritto? Ma rappresenterà maggiore opportunità di scelta, maggiore opportunità di scelta del canale commerciale. Però mi riallaccio e condivido pienamente la visione di Fabio Galli, quindi il focus deve essere unicamente la qualità, al di là di a priorismi che possiamo avere su indipendenza o non indipendenza, promotore finanziario o bancario piuttosto che consulente. Se non c'è il bene da una parte e il male dall'altra, bisogna guardare. Sono un po' come quella discussione un po' sterili tra l'efficienza nel privato rispetto alla minore efficienza nel pubblico, nel senso che ci sono ottimi professionisti nel pubblico e pessimi professionisti nel privato. Quindi non di per sé il consulente indipendente, a mio avviso, rappresenterebbe e rappresenterà un sinonimo di qualità nell'approccio consulenziale all'investitore. Ci sono casi di bancari che, pur senza essere remunerati in modo variabile, offrono con ottima professionalità un servizio consulenziale ai propri clienti. Vigano, che ne pensa? Penso che si andrà senz'altro verso la qualità. Questo elemento dell'indipendenza, che spesso viene citata sia dai canali distributivi che dai gestori, è un elemento importante che richiama l'aspetto fiduciario del nostro mestiere. Sia i nostri distributori che noi case prodotto funzioniamo sulla base della fiducia che ci accordano gli investitori. È un elemento fondamentale. Dire che si è indipendenti vuol dire, per una fabbrica, poter dire che ogni euro che abbiamo in gestione è il frutto del risultato delle nostre performance o del modello di servizio che abbiamo sviluppato. Nello stesso modo i canali si faranno concorrenza con modelli molto diversi e penso che c'è spazio per tutti. Noia. Il concetto veramente sarà una selezione darwiniana di chi produce e di chi vende questi prodotti ai clienti finali. E quindi i produttori avranno tante leve tante frecce al proprio arco da usare. Chi userà di più la qualità della gestione, chi userà di più il prezzo, chi userà magari il servizio di advisory. E poi le banche e i consulenti si struttureranno per fare la loro attività di vendita nel modo in cui ritengono migliore. Quindi i consulenti indipendenti punteranno sulla loro arma dell'indipendenza, ma ribadisco, ci saranno
ottimi professionisti indipendenti, ottimi professionisti che lavorano a Redeti e che useranno ai fini del benessere della loro clientela i prodotti di più qualità. Alfieri, mi sembra che il punto sia ancora quello che anche il presidente della Consob ha ripetuto più volte, quello di uscire dalla unica dimensione della vendita, cioè questi canali non devono essere unicamente degli sportelli di vendita di prodotti che c'è un interesse importante dietro, che vengano collocati in quel momento, ma devono fornire comunque un servizio, una consulenza, un'informazione, una conoscenza verso l'investitore finale. Sì, senz'altro, infatti direi che mi rilascio un po' a quello che è stato detto fino adesso, e in effetti per noi il nostro ruolo avrà diventerà essenziale, perché noi dobbiamo porci di fronte a questi consulenti in modo diverso probabilmente rispetto al passato. È nostro compito aiutarli a formarli per quanto c'è possibile, imparare a farli crescere in un mondo molto complesso come quello della finanza, e quindi è secondo me anche una grande opportunità per noi, quello di porci di fronte come un punto di riferimento, uno dei tanti punti di riferimento, ovviamente non possiamo essere l'unico. Permettetemi di tornare anche più vicino all'attualità, perché abbiamo parlato tanto di educazione finanziaria e quindi di impostazione del rapporto con l'investimento. Voglio chiedervi però anche di aiutarci a capire quello che sta accadendo adesso in questa fase su mercati, che soprattutto dopo Pasqua, con il ritorno in primo piano del cosiddetto rischio Grecia e insomma un po' di ansia per quello che sta accadendo sui mercati, hanno rimesso un po' le borse in movimento. Che tipo di approccio state consigliando in generale, cosa state spingendo di più all'interno del mondo dei vostri prodotti verso i risparmiatori italiani per questa fase, ma guardando a tutto il 2010, Busnardo? Ma associamo quindi ad un concetto di cosa accade sui mercati, quindi fondamentalmente due grossi eventi, perlomeno per quanto riguarda l'equity, che sono: uno, un punto di domanda sull'exit strategy che verranno messe in atto da parte delle banche centrali dei paesi principali rispetto invece ai temi del deficit pubblico, quindi l'impatto che possono avere sia sul mercato equity che sul mercato obbligazionario. Quindi questo significa anche buona parte per quello che è successo, nel senso di mancata consulenza sugli investitori finali, buona parte del rally dalla fine del 2008, inizio 2009 sui mercati azionari è stato perso per buona parte dei clienti, quindi buona parte del CGR avrebbero virtualmente consegnato rendimenti a cifre considerevoli, 15-20% mediamente ai propri clienti, se solamente fossero stati assecondati opportunamente dai propri canali commerciali. Quindi in un mercato che è cresciuto molto in passato ci sono adesso dei punti importanti di incertezza. Noi consigliamo i fondamentali dell'approccio sui mercati finanziari, che sono investimento graduale, quindi PAC, diversificazione, bond, equity e obbligazioni. Sulle obbligazioni un peso preponderante, comunque importante, della componente corporate, proprio per i temi che si diceva prima, quindi tassi zero e punti di domanda da un punto di vista governativo. Da un punto di vista azionario, dove siamo assolutamente ancora bullish, vediamo comunque un punto di incertezza, perlomeno per quello che potrebbe essere uno storno sui mercati emergenti, quindi i fenomeni ai quali abbiamo assistito prima potrebbero venire nel breve termine appesantiti in termini di rendimento. A su questo treno, esatto, che è già andato molto lontano. E quindi quello che dicevo prima, ad esempio l'opportunità di lanciare prodotti a formula che quindi incorporano soluzioni di garanzia del capitale, che permettono comunque di approfittare dei rialzi di borsa pur tenendo conto di quello che è l'investitore italiano, quindi molto conservativo, che vuole mantenere il proprio capitale con poca cognizione dei mercati finanziari. Diga no? Ma senz'altro il principio della diversificazione è fondamentale in un anno come questo. Fra le classi d'attivo, la classe azionaria per noi è quella che renderà, che darà più soddisfazione nel corso del 2010. Ultima invece fanalino di coda, stare molto lontano dalla liquidità, perché ha questa parvenza di protezione del capitale, in realtà lo erode continuativamente. All'interno delle classi d'attivo, sugli obbligazionari siamo meno comfortable sulla parte governativa, invece pensiamo tutto quello che è investment grade sia di grande interesse. Un tema molto importante: mai come quest'anno sarà importante avere portafogli gestiti attivamente, dove dei professionisti che studiano le aziende una per una, che incontrano il management di queste aziende, sia per la parte azionaria che per quella obbligazionaria, vadano a fare selezione nella costruzione dei portafogli. Pensare di mettersi su un indice o su un prodotto prestabilito a inizio anno e continuare a fare tutto l'anno vuol dire perdere grandi opportunità.